sono qui con noi Daria Graziosi e Salvatore Sposito. Eccoci! Benvenuti a tutti a questa puntata meravigliosa! Una meravigliosa. Una puntata scoppiettante, perché ci saranno tante sorprese con un ospite veramente... un grande ospite, ma prima facciamo entrare il nostro Rosario Paolo Saia. È qui con noi Rosario Paolo Saia. Eccolo! Buonasera a tutti. Anche benvenuto. Un ospite straordinario. Bellissimo, è bravissimo, ha fatto un sacco di cose. Noi lo amiamo tanto, vero Daria? Hai preparato i sali per evitare... Io è da oggi che sono sconvolta. Averlo qui ospite a Sentieri, Guiding Light, Soap, Talk, è veramente un grandissimo piacere. Ma mi sembra ancora incredibile. Lo faccio annunciare a te perché sono brava. Esatto, quindi possiamo partire subito perché siamo veramente in fibrillazione, non vediamo l'ora di annunciare questa splendida intervista. Possiamo annunciare la scheda di Vincent Irisari. Vincent Irisari è nato nel Queens il 12 novembre 1959. Ha origini portoricane e italiane. Ha recitato nella soap opera Sentieri nel ruolo di Lou Jack e poi di suo fratello gemello Nick. Nel 1986 partecipa al film di Clint Eastwood, Gunny. Ha anche recitato in Santa Barbara, La Valle dei Pini, Febbre d'amore, Il tempo della nostra vita e Beautiful. Ha lavorato anche in diverse serie TV e nella miniserie Lucky Chance. Negli ultimi anni Vincent ha anche intrapreso con successo la carriera di agente immobiliare. Ha vinto un Emmy nel 2009 ed è stato nominato 4 volte per molti dei suoi ruoli nel daytime. È qui con noi, Vincent Irisari. Eccolo! Ciao a tutti! Benvenuto! Benvenuti tutti! Ciao Vincent, welcome on board, benvenuto a bordo di questa intervista. Come ti senti? How are you? Is everything okay? I'm doing well. I'm here in Los Angeles, in Southern California. The weather's been kind of spotty for the last few weeks, very kind of gloomy. I don't know how to say that in Italian, but it's been okay, but I'm doing well, thank you. Ok, dice che si trova al momento a Los Angeles, sta bene, il tempo non è proprio dei migliori, è stato un po' imprevedibile nelle ultime settimane, però dice di stare abbastanza bene. Allora, Daria, direi che possiamo cominciare. Sì, assolutamente. Entriamo subito nel cuore perché abbiamo tantissime domande e tantissime sorprese. Raccontaci un po' il provino che hai fatto per Sentieri. Do you remember the audition you did for Guiding Light? Yes, actually I do. I remember it very well. It was kind of an interesting audition because it was only supposed to be for 3 days of work. I went in, I was like 23 years old, and I went in for the audition. And the audition, the scene was that I was supposed to walk into the ladies' room to flirt with Mindy, okay? And for the audition, I literally walked into the room with the casting director there, Betty Ray, who was brilliant, wonderful, wonderful casting director. I walked into the room and I laid across her desk, took out a cigarette, lit it, and started improvising with her in the scene and flirting with her. After I did the scene, and we went in and out of the scene back and forth, but improvising together, she was wonderful. She said, oh, wait here for a minute. She went and got the producer, and I did the same thing with her, with the producer there. And I left the audition. I was working as a waiter at a restaurant in New York City. I forgot the name of it right now. But I got a call from my agent at the bar because there were no cell phones, and they called to tell me that I got the part. That's how it happened. That's a lot to translate. I'm sorry there. No problem. Allora, sì, ovviamente ricorda perfettamente il suo provino, perché è stato molto interessante perché all'inizio il suo ruolo, il suo personaggio doveva fermarsi soltanto 3 giorni. All'epoca era giovanissimo, come sappiamo, aveva solo 23 anni e quindi la sua prima scena era quella di entrare nel bagno delle signore e flirtare con il personaggio di Mindy Lewis. E,
poi successivamente ha avuto anche a che fare con la direttrice del casting dell'epoca, che era la signora Betty Ray, è una donna veramente in gamba, quindi meravigliosa, e lui letteralmente è entrato nel suo camerino, si è sdraiato praticamente sulla sua scrivania, ha acceso una sigaretta e quindi ha improvvisato con lei questa scena. E a lei è piaciuto molto, ha parlato con i produttori e quindi il suo agente l'ha convocato, insomma, per questo ruolo, e piano piano, quindi da 3 giorni, settimana in settimana aumentava, fino a quando è arrivato a un contratto più lungo, quindi di 3 anni. Lui lavorava all'epoca come cameriere a New York in un ristorante, e quindi quando ha ricevuto la sua chiamata dalla sua agente, all'epoca non c'erano i telefoni cellulari, e quindi l'ha chiamato lì al ristorante, era molto contento. Prima della prossima domanda abbiamo un video per te. And now we have a little video for you. Oh, okay. And from Guiding Light, Vincent Irizarry. Wow! Quite the editing accomplishment there. Fai complimenti a Marcello per l'editing. Vincent, è stato più interessante interpretare il ruolo di Liu Jack o di Nick? Was it more interesting for you to play the role of Liu Jack or Nick? I would say first, Liu Jack was for me, I identified so much with Liu Jack when I first started on the show, and I love that character even to this day. That character was foundational for me for my entire career, especially in daytime. It was the first TV job I had ever done. Prior to to Liu Jack, I had only done about 5 years of theater. That's it, no television. Nick, though, I loved Nick when I first came on the show, and I felt like for the first, because I was on for about 5 years, first 3.5 years were excellent, really well written, but I felt like they were losing sight of the character after that time. So when I left, it was time to go. There were so many writer changes at the time and producer changes
within that 5-year stretch that they really lost sight of the character. But I did love Nick very much. I loved performing him, especially in those early years. So I agree with you, sono d'accordo con lui, quindi all'inizio ovviamente il personaggio con cui si identifica di più è quello di Lou Jack, quindi è stato il suo primo ruolo importante, il suo primo lavoro televisivo, all'epoca precedentemente aveva fatto soltanto circa 5 anni di teatro, quindi niente televisione. E Nick, ovviamente il personaggio, quando era arrivato nella soap, era un bel personaggio e quindi si è trovato bene, ha lavorato insomma su quel ruolo per circa 5 anni, però deve dire che i primi 3 anni e mezzo, sono d'accordo anch'io su questo, sono stati veramente ben fatti, ben scritti, quindi davvero eccellenti. Poco dopo gli era sembrata, aveva avuto questa impressione che gli sceneggiatori stessero perdendo di vista un po' il personaggio e quindi era andato a parlare con loro per dirglielo e ha tenuto presente questa cosa, ma si erano susseguiti parecchi cambiamenti di scrittori, quindi di sceneggiatori in quel periodo e di produttori, e quindi appunto si era un po' perso il focus, no, sul suo personaggio, e a quel punto aveva deciso che era arrivato il momento di andar via. Sì, che lui dica. Okay, next. Allora, il tuo personaggio Lou Jack era molto amato, no? In quel periodo. Come mai che poi hai preso questa decisione di andare via nel 1985? The character of Lou Jack was very loved by the public. Why did you decide to leave in 1985? You're right. The character was very popular at the time. And I had decided when I first signed the contract to stay for only 2 years. That was my decision because I was young. I didn't have any other responsibilities to provide for anyone else but myself at that time. So I felt that that was the time in my life to take chances, to take risks. And I didn't want to stay on a show, even though it was really difficult because when my contract was up, they were offering me more than 3 times the amount of money to stay. 3 times, which was a lot. When I first started, because I was new to television, I was their low budget character. They were paying me the minimum to work on the TV show. So that was a lot of money to turn down. But I made a commitment to myself to go out and take chances, go out to Los Angeles, try and get other work, and just to branch out because, you know, as life happens, eventually you perhaps get married, you have children, and there are other responsibilities. But that was the time in my life, even my youth, to take those chances. So. Ok. Ovviamente concorda, dice che appunto il suo personaggio di Giuseppe all'epoca era molto popolare, molto amato, e lui sì, era contento per aver firmato questo contratto. Però era giovane, quindi voleva fare le sue esperienze, voleva anche assumersi altre responsabilità, appunto anche correre dei rischi, e a quel punto ha preferito insomma non continuare all'interno insomma della soap, malgrado gli avessero proposto addirittura 3 volte tanto, 3 volte di più del suo compenso dell'epoca, quindi per lui era tanto, erano tante tanto. Sue all'epoca, però anche perché il suo personaggio, come tiene a precisare, era un low budget, quindi sì, lui indossava sempre una giacca di pelle e un paio di jeans, tutto low budget, però insomma gli avevano offerto tanto e lui nonostante tutto ha preferito correre rischi, prendere altre strade, trasferirsi a Los Angeles e fare altre esperienze, sposarsi, ha avuto i figli e quindi insomma è la vita, è quello che, come si dice, no, tutti vogliono durante quell'età, certo, fare le proprie esperienze. E ci ha lasciato con il cuore infranto, ci ha lasciato. E lui,
the hearts of the all the Italian women. Sì, sì. Yeah. Also my agents, miei agenti, they thought I was a pazzo. They're crazy. They're crazy. And but at that first year I left, I did Heartbreak Ridge. I did a movie with Nancy McKeon called Firefighter. I did a mini series with a bunch of actors up in Canada. So I worked a lot that first year, and I was on LA Law was the top show at the time. So I did a lot of other work. It was a gamble, but I felt it was the time to do it. Ok, nonostante tutto, cioè malgrado avesse lavorato tanto, soprattutto nel primo anno, aveva fatto appunto un film con l'attrice Nancy McKeon, aveva partecipato anche al telefilm L.A. Law, aveva insomma fatto altri lavori, il suo agente appunto l'aveva preso per pazzo per aver interrotto quel contratto lì. Allora, caro Vincent, adesso vogliamo rivivere con te due momenti importanti di Lujack e Nick con questo video. Guarda un po'. Now we have another video for you. So, okay. Back with my glasses. Okay. Siamo stati molto fortunati. L'amore che ci unisce non potrà mai morire. Non dimenticarlo. Comunque vada. Io ti amerò in eterno. Beth! Lo Jack! Beth! No! 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 Ti prego, non fare così, Lo Jack! Lo Jack, ti prego, svegliati! No! Oh mio Dio, ti supplico, fa che non sia vero! Lo Jack, ti prego, non mi lasciare sola! Non puoi farlo, me l'hai promesso! Apri gli occhi, non fare così! Oh, amore, no, 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 amore, ti prego, no, non morire, non morire, Lucia. No! I got so caught up in these old photos, I had to get Lou Jack's music box. Miss Spaulding, I need to speak with you. Your doorbell didn't work and nobody answered my knock. Who are you? I'm getting moved from that. I'm like, I have chills, goosebumps. Beverly McKinsey was an amazing actress, and Judy Evans too. Yes, yes, absolutely. I was very fortunate to work with both of them. I loved them both, and Beverly was like another mother to me. I was her other son. Scott McKenzie, who is the director on General Hospital and has worked on Days of Our Lives as director, he started learning how to direct on Guiding Light with Beverly there, and so I've known him all these years, but I've always told him that I was her favorite son, so. Allora, ha citato le due attrici bravissime che abbiamo visto in queste scene, quindi Judy Evans e Beverly McKinsey, definisce appunto due attrici straordinarie, e soprattutto di Beverly dice che per lui è stata come una seconda madre, e ricorda anche che il figlio Scott McKinsey aveva iniziato a muovere i primi passi nella regia proprio con Guiding Light, con Sentieri, e attualmente adesso invece dovrebbe essere il direttore di General Hospital, ha lavorato anche in altri prodotti, iniziando a lavorare lì lui diceva
cioè, malgrado avesse a Beverly il figlio di che faceva la regia, lui diceva: ma tanto lo so che io ero il suo figlio preferito, no? Quindi era lui il figlio prediletto, non Scott. Vincent, hai dei ricordi particolari dei tuoi compagni di lavoro che ci hanno lasciato? Do you have particular memories of the actors who passed away? Yes, I mean, on Guiding Light, there were so many wonderful, wonderful actors that I, again, had the privilege to work with. Beverly McKenzie is certainly one of them, and Larry Gates was another one. Played HB, Lewis, loved him. What a wonderful, warm-hearted, giving man, incredibly talented. Warren Burton was another one. You know, I loved Warren. In fact, that last episode with me, when Lujek dies, Warren came in with some tequila and margarita mix. And after I died on the show, we were all drinking margaritas downstairs, and we still had more to do. I was dead, so it didn't matter with me. But once I'm drinking, everybody was having drinks and margaritas, and then we went back upstairs to shoot, and I was just laying there, so I didn't have to worry about it. But I loved Warren. He was wonderful, wonderful, wonderful. You know, so many people. Chris Bernot was another one, very talented and just a dear man. So yeah, there were one. I've always felt, especially beginning in television as an actor, that I was fortunate to have veterans that I could look up to and aspire to perform on their level. And I've carried that with me my whole career because of that. Because I've had other actors that were before me that I look up to. That's why. Bello, sì, ricorda, a parte Beverly McKinsey di cui abbiamo parlato poc'anzi, ricorda anche Larry Gates, che interpretava il ruolo di H.B. Lewis, e quindi per lui è stato veramente una figura molto importante. E tra questi cita, la lista veramente sarebbe molto lunga, e cita anche l'attore Warren Burton, che interpretava Warren Andrews, e lui era stato così carino che durante l'ultima scena, praticamente quella che abbiamo vista della morte di Lujek, aveva portato sul set della tequila margarita, e praticamente al termine di quelle scene lì si erano messi a bere, e per lui diceva che ormai ero morto, quindi ormai non faceva, era così importante, anche se mi ubriaco alla fine. E oltre a lui ricorda anche l'attore Chris Bernot, che interpretava insomma il primo Alan Spaulding. Lui all'epoca appunto era molto giovane e si riteneva davvero fortunato per aver avuto l'opportunità di lavorare con questi attori, con questi veterani che ammirava e che poteva soltanto aspirare, no, a recitare al loro livello, e che gli hanno dato insomma tanti consigli per migliorarsi, e quindi si è particolarmente legato a loro. Quali colleghi hai preferito lavorare, e con se ancora oggi sei rimasto ancora anche in contatto? Who were your favorite colleagues to work with and why? Have you kept in touch with any of the cast? Well, I mean, as far as I've been acting for 40 years, certainly Judy Evans is one, and she and I, who played Beth, she and I still communicate with each other. We reach out to each other once in a while just to check in, to see how what each of us are doing. And I actually did a personal appearance with her just a few months ago. As far as the other actors on Guiding Light, you know, as time has gone on, we've gone on with our separate lives, you know. Occasionally I'll see them at events or sometimes at personal appearances. I ran into Frank Dukopoulos the other day for the first time. He's living here with his wife Taya in Los Angeles, and I hadn't seen him in 20 years. So I ran into him at an event here in Los Angeles. So that's how it goes, especially for a role that I did almost 40 years ago. There aren't a lot of people that I stay in touch with, but it's always a pleasure to run into them and see them on occasion.
Ok, ovviamente è rimasto in contatto con l'attrice Judy Evans, che interpretava la prima Beth Rains, e con cui insomma si tiene, si mantengono in contatto, e quindi anche di recente insomma si mandano dei messaggi per sapere come stanno, quindi come vanno le cose. Poi per quanto riguarda gli altri, si vedono occasionalmente, quindi raramente in qualche evento. Ha avuto anche il piacere di vedere l'attore Frank DiCopoulos, che interpretava Frank Cooper, a Los Angeles in occasione di un altro evento, ma lui non lo vedeva da circa 20 anni più o meno. Però comunque sono le cose così che vanno, quindi ci sono persone che vanno, alcune restano, altre insomma sono solo di passaggio, quindi fa parte così della vita. E a proposito di colleghi, abbiamo dei saluti molto, ma molto, molto speciali per te. Guarda un po'. And by the way, we have a few special greetings for you. Oh. Hi, Vincent. It's Tina Sloan, one of your many, many fans from your Guiding Light years. I just loved working with you when you were so, so handsome and young, and you still are handsome, maybe not quite so young. But those Guiding Light days were some of the best, when you and Beth were madly in love. Oh, Lou Jack and Beth, it was really quite a couple. Anyway, as the mother of Beth, you would have been my son-in-law. So I just want to say hi, and I watch you on Facebook, and I know everything you're doing and the lovely woman you're with, so everything seems good in your life. Much love, Tina. Hey, Vincent. Hey, Rosario. Vincent, some of my greatest memories are working with you. You are such a kind and generous working partner, but more importantly, you are a kind and generous person. I miss you terribly, and please, we need to get together soon. I love you so much. Mm. Ciao, bello. Oh, wow, that was beautiful. I love Tina as well. Tina, you're so cute. Yes, I enjoyed working with her so much. We had one scene together where her washing machine overflows, and we could only do it in one take because it would overflow so much with the bubbles, and we were sliding all over the place, and we had the best time. The scene played great, but it was just, we were laughing hysterically. We couldn't stop laughing, and we were just covered in soap suds and everything. And I love her. I love Tina. And that was a very sweet thing to do, to have them speak. That's great. Thank you. Grazie. Ricorda anche appunto l'attrice Tina Sloan, che abbiamo visto poc'anzi nel video saluto, e che interpretava Lillian, quindi la suocera, e con lei ricorda in particolare una scena in cui c'era una lavatrice che insomma aveva un guasto, e quindi era piena di schiume, quindi di bolle di sapone, si stava riempiendo tutta la stanza, però non avevano il tempo di rigirarla una seconda volta, e quindi insomma si erano messi a ridere perché era abbastanza comica questa scena qui con la lavatrice con la schiuma per terra, che faceva rischiare insomma di farle scivolare. È stato tutto molto divertente, la ricorda con immenso affetto. Allora, adesso facciamo entrare il nostro amato regista Marcello Marino, perché deve fare anche lui la sua domanda molto speciale a Vincent. Now our director. È qui con noi Marcello Marino. Ciao Marcello. Ciao Vincent, grazie per essere con noi. Thank you very much for being here. Sure, grazie. Voglio farti una domanda. Mi chiedevo se sei a conoscenza di qualche storia o di Nick o di Lou Jack che è stata scartata, oppure che doveva andare in maniera diversa ed è stata cambiata. Do you remember any storylines for Lou Jack or Nick that we were scrapped or had to go another way and then change the direction? I can't think of anything with either character where the story went in a different direction for any reason
none that I could honestly, I can't remember anything like that happening. The stories played out the way they had intended them to play. As I said earlier, the one issue I had with Nick, as much as I loved the character in the early years, they lost sight of him, of the character. So that went in a direction that I was like, who is this guy now? You know, that's the only thing that I could remember, that I could think of, which I was surprised. But literally at that time, in the 5 years, I think they had 4 executive producers. They had at least 4 head writer changes, maybe more. It was a very kind of turbulent time in the production side. So that made sense that they might lose sight of it because the same people weren't writing when I first was created. So that's all I could think of. Ok, allora sinceramente non ricorda nessun cambiamento di storia, anche perché vabbè, Lou Jack finiva insomma con la sua morte, quindi non c'erano possibilità di cambiamenti, e con Nick nemmeno ricorda dei cambiamenti significativi. L'unica cosa che gli viene in mente è che appunto c'erano stati parecchi cambi, 4 addirittura produttori esecutivi, e quindi altri cambiamenti di sceneggiatore, quindi di capo sceneggiatore, quindi head writer, e quindi era un periodo molto turbolento da quel punto di vista della produzione, e a quel punto aveva fatto delle domande e non avendo insomma ottenuto le risposte che voleva, aveva preferito andare via. Senti, ti hanno mai chiesto dopo il 96 di ritornare sul set? And have you ever been asked to return to the Guiding Light set permanently after the 1996? Interesting. After I finished on All My Children, the first time, this was in 2006, Ellen Wheeler, who is the producer, executive producer of Guiding Light, she asked to have a meeting with me. And I went and met with her, and we were talking about bringing Nick back onto the show at that time. She said that she would really like to plan for that. It wouldn't be for a few months to bring him on because they had to work it into the story that was already written for several months. And I said, okay, well, let me know if and when this happens. But in the interim, in between, I got hired on Young and the Restless. Which was a few weeks, there was only about a week later, they contacted me and asked if I would come on the show. It was supposed to be 3 months, the character, David Chow, but it went for 2 years. But the strange thing was that the first day that I started on Young and the Restless, it hadn't been announced yet that I was going to be on Young and the Restless, but there was a soap magazine that came out with me on the cover, in this small picture on the top, saying that I was on Guiding Light, working on Guiding Light again. And I'm like, that's not true. I'm Young and the Restless. It was strange, but yes, Ellen Wheeler and I did have a meeting, and we were talking about bringing back Nick at that time, but Young and the Restless beat them to the punch, basically. So. Amazing, we didn't know. Allora, dice che era una domanda interessante perché si era dato il caso che quando lui aveva finito di lavorare per un primo stop, credo, su un set di La Valle dei Pini, dove interpretava David Hayward, quindi al termine di quel contratto nel 2006 era stato contattato dal produttore esecutivo dell'epoca di Guiding Light, quindi di Sentieri, che era Ellen Wheeler, che gli aveva chiesto quindi di incontrarlo, perché aveva un'intenzione di riportare sulle scene il personaggio di Nick. E lui aveva detto che avevano trovato un accordo perché l'idea piaceva ad entrambi e ci volevano un paio di mesi affinché per scrivere meglio, per lavorare meglio sulla storia che stavano insomma pensando per lui. E quindi si erano lasciati per risentirsi nell'immediato futuro, ma nel frattempo c'era il set di Febbre d'Amore che l'aveva contattato per il ruolo di David Chow, che abbiamo visto anche in Italia,
mm-hmm. anche se per un breve periodo, e quindi ha accettato quella proposta lì, anche perché insomma la Febbre d'amore anche a livello di ascolti era più, aveva tuttora degli ascolti, dei ratings più alti. Quindi e doveva essere una particina, un ruolo più piccolo che durava soltanto 3 mesi, e invece in realtà si è protratto ed è durato 2 anni, e quindi ormai eravamo al 2008, il Sentiero è finito nel 2009, e quindi la cosa buffa è che le riviste, quindi i magazine di soap opera, quindi come Soap Opera Digest, Weekly e così via, avevano uno aveva messo in copertina la notizia, quindi l'articolo, che avrebbe cominciato sul set di Febbre d'amore, mentre invece l'altro diceva che sarebbe tornato sul set di Sentieri. Quindi questa era anche una buffa, però alla fine non si poteva splittare, non si poteva dividere, e quindi è rimasto lì, ha fatto quella scelta che comunque è andata, insomma, a noi ci è andata male, ma a lui comunque era andata bene. Sì, certo. Vincent, abbiamo un altro video per te. And now there is one more video. One more video, okay. You guys do an amazing job editing. I'll tell you, that's impressive. Marcello made it. Yeah, fantastic, really, wow. Grazie. Bravo. Saluti. Senti, cosa ricordi del periodo in cui hai lavorato in Santa Barbara? What do you remember about the time you worked on the set of Santa Barbara? It was a good 2 years that I worked on the show. You know, again, some very talented actors. A. Martinez, who was, I consider to be one of the best actors in that medium, and frankly, one of the best actors out there. And Marcy Walker, certainly. Robin Wright was on the show at the time. She had already done Princess Bride, but apparently she had to come back to do the show because they let her get out to do the movie. Yeah, I mean, it was a good time. I enjoyed working. I mean, anytime I have a regular job as an actor, it's a blessing, trust me. So I was very grateful to have had the opportunity to do that show. It was fun. Ok, ricorda che sono stati 2 anni buoni, ha lavorato in quella soap opera, ha avuto l'occasione di conoscere, di incontrare attori di grande talento come A. Martinez, che interpretava Cruz, come Mercy Walker, che interpretava Eden Capwell, come Robin Wright, che interpretava appunto la sorella Kelly, e che poi poco dopo ha abbandonato il set per andare a fare cinema. Quindi ricorda che è stato un bel momento, gli è piaciuto tanto lavorare lì, e poi aveva un lavoro regolare, no, come attore lì a Los Angeles, quindi per lui è stata davvero una benedizione, quindi è molto contento di aver avuto quell'opportunità. E a proposito di cinema, tu hai lavorato anche nel film Ganni, com'è stato lavorare con Clint Eastwood? You also worked in the movie Ganni. What was it like working with an actor like Clint Eastwood?
Here in the United States, we call it Heartbreak Ridge, the movie. I know you say Gunny there. Working with Clint was a dream come true because I was a huge fan of his when I was a kid growing up. You know, so many fantastic movies that I saw him in. And I can honestly say there haven't been many actors I've worked opposite that I was nervous or like starstruck. Clint was one that I was. He was definitely one. And Clint was just so gracious with everybody. He'd be the guy that during lunch, where we have 30 extras, he'd be walking around asking how everybody's lunch was. And he was just so, he was a wonderful person to work for. And his style is that he basically hired you to do the job. So he doesn't give a lot of direction. He basically says, do what you do, let me see it. And then he sets the camera work around what you do. And I love that style of working with him. And, you know, we did usually one take. You were lucky if you got a second take. He moves very quickly, molto rapido. But I loved it. I loved working with him. He's a class act, really. So. Allora, ricorda che negli Stati Uniti lo chiamano Heartbreak Ridge, quindi quello che in Italia lo chiamiamo Gunny, e per lavorare con un attore del calibro di Clint Eastwood, per lui è come un sogno diventato realtà, perché lui se lo ricordava già quando era bambino, no? Quando cresceva, lui aveva, insomma, guardava questi film, aveva questi miti, guardava queste scene fantastiche, e per lui è stato veramente un'occasione d'oro. Si sentiva molto agitato, no? Nervoso, no? A lavorare con un attore come lui, ma lui riusciva ad essere veramente gentile con tutti, faceva sentire tutti a proprio agio, ed era una delle poche persone, no? Che si interessava anche per quanto riguarda il fattore umano. Se andavano a pranzo insieme fuori, lui chiedeva a tutti come fosse andato il pranzo, quindi insomma era interessato anche a qualcosa oltre, no? la recitazione, proprio come persona. Per lui è stata un'occasione veramente bellissima, gli è piaciuta anche come lavora a livello di direzione, no? Come imposta le telecamere, e il suo modo, questo suo stile, no? Molto, molto veloce, molto rapido, e quindi gli è piaciuto davvero tanto, lo ritiene un attore di gran classe. In Italia ti abbiamo visto anche in Lucky Chances, che ricordi di quella produzione? In Italy we also watch you in Lucky Chances. What do you remember about that production? Working with Jackie Collins, who was the writer of the novels as well as the teleplay, I loved her. Loved Jackie. She was wonderful, and she became a real advocate for me as an actor the years after. I just adored her. And I worked with wonderful people on there too. Sandra Bullock was my wife on the show. Elizabeth Moss, who, I don't know if in Italy if you know her well, but here in the United States she was in Mad Men. She's also in The Handmaid's Tale right now. She was our daughter, me and Sandra Bullock. She was our daughter. She was 8 years old. It was the first TV job she had ever done. And I ran into her in a store in New Orleans years ago and introduced myself to her and said, I don't know if you remember this, but I played your father in Lucky Chances. And she told me then that was her first acting job. And she's one of the scenes of us with me and Sandra Bullock and her on YouTube. I was reminded of that by someone who saw it and sent it to me. I was like, wow, that's pretty crazy. It's Elizabeth Moss. So yeah, it was great. I had a wonderful time working on it with people. It was a great cast. Stephanie Beecham was in it too, and it was a great cast. And I got to play Gino Santangelo, which was 40 years of his life. So I aged from 24 to 64 in that time. 11 different age periods, so it was a lot of makeup in the later years.
But it was hard work, but it was wonderful. I loved it. And then Nicolette Sheridan as well, right? Yes, Nicolette Sheridan was my daughter. That's true. Yes. Ok, sì, ricorda, è stato un bel periodo, un buon lavoro, ha avuto l'occasione di lavorare con la scrittrice Jackie Collins, che ricordiamo era la sorella dell'attrice Joan Collins, che aveva anche interpretato Alexandra in Sentieri, e è stata veramente meravigliosa, è una persona veramente fantastica, è stata una sua grande sostenitrice e lui l'ha adorata. E ha avuto anche l'occasione, l'opportunità di lavorare con un'attrice come Sandra Bullock, che interpretava la sua giovane moglie nella miniserie. Ha lavorato anche con l'attrice Elizabeth Moss, Stephanie Beecham, che ricordiamo anche per il suo ruolo di Sable nei Colby, e quindi si è divertito tantissimo a lavorare con tutti questi colleghi. E ricorda la cosa buffa che lui interpretava il ruolo di Gino Sant'Angelo, che praticamente in quegli 11, insomma in quel periodo, in quegli episodi in cui appariva, era passato dai 24 anni, quindi quando compariva la prima volta era giovanissimo, aveva 24 anni, e poi dopo 40 anni, quindi fino ad arrivare ai 64 anni. Quindi è stata un'ottima lavorazione, ricorda tutto, meraviglioso, ha adorato lavorarci. In Line Ice invece interpreti il ruolo di un cattivo. Che ricordi hai di quel film? E invece in un altro in Line Ice, in another movie we watched here in Italy, you play the role of a villain. What memories do you have of that film? Which quale film? Quale? Line Ice. Oh, Line Ice. Okay. Yes, that was a fun role. He was kind of a little schemer. It was with Cassidy Ray, maybe. Cassidy Ray, yes. Yeah, and you were a killer, maybe something. Yes, like that. Yeah, we shot that in. Where did we shoot that? I think we shot that in Vancouver. I can't remember. No, we shot that actually in San Jose, California. Okay. It was great. It was wonderful working with Cassidy. It was a fun set. And enjoyed it. He's a villain, a deceiver, manipulator, and a little going after those young girls and the cheerleaders in high school. It was a little weird, a little strange. Years later, I was with my then girlfriend, and her daughter was a cheerleader on a high school football team here. And I was walking up the bleachers, and some woman stopped me. She said, "I know you from Lying Eyes." And my girlfriend was like, I sat down, we both were laughing. She goes, "Of all the things she could remember me from, Lying Eyes would be the one." While I'm climbing up the bleachers to watch her daughter and the other girls be cheerleaders. It was a little strange, but it was a fun role. I enjoyed it. Allora, ha qualche ricordo di quel film. Infatti all'inizio pensava di averlo girato a Vancouver, invece poi ha ricordato che l'ha girato a San José. Quindi è stato un ottimo, un bel lavoro. Si è divertito molto sul set. Ha lavorato appunto con bravi attrici, tra cui c'era anche Cassidy Ray. E lui interpretava il titolo del film, che appunto tradotto in italiano sarebbe stato Gli occhi noti ingannano. In realtà in italiano, se non sbaglio, è stato adattato come L'uomo dei miei sogni. Lui interpretava quest'uomo bello, affascinante, no, attraente, che si inserì, insomma, cercava di conquistare delle ragazze più giovani, delle cheerleader, durante una partita di football. E quindi adescava queste ragazze del liceo. Era un uomo abbastanza un impostore, quindi con maniere da manipolatore, ingannava queste ragazze e poi insomma finisce insomma male, perché al termine, dopo tutti i suoi misfatti, fa una brutta fine. Comunque è stato divertente lavorare in quell'ambiente è stato divertente guardare le cheerleader e lavorare insomma con i ragazzi.
Di recente hai fatto parte del cast di Beautiful. E come ti sei trovato sul set? You also recently worked in The Bold and the Beautiful. What was it like working on the set of this soap opera? It was wonderful. You know, the great thing about working in daytime, especially when you've worked in it for as many years as I have, it's been like 35, 40 years, you work with so many people on different shows and they then work on the same on other shows with you. It's like one big repertory company, you know? So the first day I walk on the set, I've worked with the director already in the past. There are producers that are on the show that I've worked with. There are actors. Torsten Kay is one of those actors that I worked with on the show, on All My Children. So it's like one big family. And I loved playing the Dr. Jordan Armstrong. I keep hoping they will bring him back. It would be nice to be able to come back and be Dr. Jordan Armstrong on the show because I love the show. It's wonderful. It really is. Beautiful, when it first started, it took a few years for at least the people in daytime to appreciate it, to look at it and see the quality of what they were doing. But as the years went on, it became clear that they really had it down. It's a beautiful show. It's so well produced, well directed, well lit, well written, very well written show. And the performances are excellent. So I loved it. I loved being a part of it for the short time that I had. Ok, per lui è stato meraviglioso lavorare sul set di Beautiful, perché soprattutto quando un programma è avviato e dura da così tanto, da 35-40 anni, si lavora davvero bene e come una grande famiglia. Quindi per lui è stata veramente un'occasione bellissima poter lavorare con tutto il cast. Ha interpretato il ruolo del dottor Jordan Armstrong si è trovato bene con tutti, quindi soprattutto perché a livello di organizzazione è una soap opera ben fatta, ben prodotta, ben diretta anche a livello di luci, quindi le prestazioni secondo lui sono davvero eccellenti. Ha veramente apprezzato aver fatto parte di questo cast, anche se non è stato per tantissimo tempo. Senti, oltre a Beautiful, abbiamo detto prima che hai fatto anche parte del cast di Febbre d'amore. In questa occasione, una volta, sei stato intervistato dal giornalista Sante Cosentino, che era anche ex ufficio stampa di Sentieri. E noi abbiamo un video messaggio per te da parte sua. Ciao Vincent, how are you? You remember? We met on the set of The Young and the Restless. So big pleasure for me because I am a journalist from a long time and I love The Young and the Restless, but I love Daily Life, Santa Barbara. I know your character very well and I love you like actor and friend and person. You are a big one in the world. So I want to greet, I want to hug and send a lot of kisses from me. I come back from USA now, jet lag is a dummy, and I think that it was unforgettable, every character that you played, Jack and Nick in Gary Light, and a lot of them, you know. And now we can watch Bold and Beautiful with your doctor. And I hope for a lot of beautiful things for you, because you are a great actor and you have a lot of fun in Italy. So, ciao from Sante, big owner of me. Interview and now to greet you. Ciao. Ciao, ciao, grazie, tanti. I will stand. Do you remember him? Yes, I do remember him. I remember him from when I was doing Young and the Restless. Yeah, I remember he interviewed me. That's very true.
perciò. È difficile perché posso parlare nelle lingue d'italiano, ma quando qui negli Stati Uniti ho bisogno di praticare molto più. È difficile perché non ho molte gente per praticare. Io mi offro! Io mi offro io! Sì, I would love to be able to come back to Italy to work on a production someday. I don't know if you remember this, but I did a Grand Hotel many years ago. Fotoromanzi, you know? Sì. You know those? Sì. La Rivista? Sì, sì, sì. But I would love to come back to Italy. I miss Italy so much. Italy is a part of my heart. I hope someday I can come back there, and I would love to come there to work, maybe. So, we'll see. Come abbiamo potuto dire, lui capisce l'italiano, non riesce a parlarlo perfettamente come vorrebbe, perché purtroppo lì dove non ha molta occasione, no, di incontrare persone italiane con cui parlarlo. Però ricorda tantissimo con affetto il periodo in cui è stato in Italia, in cui ha girato per Grand Hotel, la Rivista e dei fotoromanzi, e per lui è stato un periodo veramente bellissimo. L'Italia gli manca tanto e fa parte del suo cuore, quindi spera presto di tornare qui nel nostro paese. Allora, Vincent, non ti preoccupare, perché io e te possiamo fare pratica su Instagram, non ti preoccupare, ok? Sì. Facciamo pratica. Allora, tu hai fatto tantissime cose, hai una carriera ricchissima, no? Ma qual è il ruolo che ti è piaciuto di più interpretare in questa lunga carriera? In your career, what other role did you like to play? I would say probably the role that rivaled Lou Jack for me, I would say, was David Hayward on All My Children. David Hayward, again, was only supposed to be for 3 months, turned into 13, 14 years. And I to be able to play a character like that for as long as I got to play him, I was able to develop that character with the writers, of course, and the producers and the directors, but to develop the character to give more layers on him, more layers. And he was a multifaceted and quite complex character, and I loved playing him. You know, he was a world-renowned cardiologist with a god complex. So he was very complicated, but I just loved playing him, and I hope maybe someday I'll get a chance to do it again, you know, to play him, because he still is out there, and there are characters that have gone from All My Children to General Hospital, and certainly David was married to Anna on All My Children, who's also on General Hospital, and we had a child together. So maybe someday they'll bring on Dr. David Hayward, and I would love to play him again. So. Ok, allora il premio ex aequo tra il personaggio di Lou Jack, che è stato insomma il suo primo ruolo più importante televisivo, quindi al quale è più legato, e anche il ruolo di David Hayward, che ha interpretato sul set La Valle dei Pini. Anche quello doveva essere soltanto un'apparizione di 3 mesi circa, e in realtà poi si è prolungato e l'ha interpretato per 13-14 anni. È stato un personaggio molto bello, molto pieno di sfaccettature, davvero poliedrico, si è messo, insomma, ha avuto l'occasione tramite gli sceneggiatori, i produttori, i registi di svilupparlo come voleva, quindi gli è piaciuto tanto. Era un personaggio, un cardiologo di fama mondiale, e quindi ha avuto la possibilità di farlo suo e di interpretarlo come voleva. Ricordo pure che il suo personaggio di David era sposato con Anna, ricordiamo Anna l'attrice Finola Hughes, right? Quindi con Anna Devane, che interpretava anche, che lavorava anche in General Hospital, e hanno avuto un figlio, e quindi chi lo sa, magari potrebbero richiamarlo per interpretare David Hayward anche sul set di General Hospital, che tuttora continua. Mai dire mai. Senti, noi abbiamo un altro video per te. One more video? Mm.
have seen my reflection. Any day now, any day now, and words are all I have to take your heart away. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Wow! I didn't posso ricordare that I played so many times. So much music, I didn't remember that. So yeah, it's funny. Ovviamente non può ricordare tutto perché troppe scene, troppe scene di quel tipo di canzone, quindi aveva dimenticato un po'. Senti, la tua passione per la musica ha a che fare con la storia del video musicale, no? Lou Jack Out in the Street. And about your career, about music, is it connected with the video clip of Lou Jack shot during Guiding Light? Yeah, I started out as a musician. I went to Berklee College of Music in Boston, and it was there that I started acting in a theater company by my English teacher, Ryland Brenner. He invited me to audition for a play there. That's where my acting career started, and I left music college at some point to continue acting, but music kept coming back into my life. I played Paul McCartney on stage off Broadway many years ago in a play about John Lennon, and we did 40 Beatles songs and everything was live. We did all of it live. And you know, then to be on Guiding Light to play Lou Jack, they brought the music quality into the character because of my ability to play. So it keeps coming back into my life in different ways. Even on Days of Our Lives, when I played Demos Kyriakis, I got to play piano on there numerous times. I played some Bach, I played Beethoven, I played Eric Satie, I played Debussy. So music keeps coming back into my life. It's not my principal focus, but it does keep coming back into my life, yes, and in my career as an actor. So. Sì, decisamente ha iniziato a recitare anche come musicista, è andato, ricordo di essere andato al Berklee College of Music di Boston, è stato lì che ha iniziato a lavorare, a recitare nella sua compagnia teatrale e del suo insegnante, era il signor Ryland, e l'ha invitato per fare un provino per uno spettacolo lì, e da lì praticamente è iniziata la sua carriera di attore. Ha lasciato il college per poter continuare a recitare, ma la musica continuava a tornargli insomma nella sua vita. Ha interpretato Paul McCartney sul palco di Off Broadway. E ha fatto anche molti anni fa, ricorda, anche una commedia su John Lennon, circa una quarantina di canzoni dei Beatles, ed era tutto live, tutto dal vivo. Quindi era partito anche con Guiding Light, con quel video lì, quindi per quanto riguarda il suo personaggio, e praticamente la musica continuava a tornare sempre nella sua vita. Anche durante la lavorazione sul set della soap opera Il tempo della nostra vita, in cui interpretava Demos Kyriakis, quindi anche lì suonava il piano numerose volte. Quindi non era l'obiettivo principale, ma in realtà la musica è sempre tornata a far parte nella sua carriera di attore. Senti Vincent, sappiamo che oltre ad essere un bravissimo attore sei anche un uomo molto buono, e qualche mese fa hai rischiato la tua vita per salvare una donna. Ti andrebbe di raccontarci qualcosa di quell'episodio?
besides a good actor, we know that you are a good man and you put in risk your life to save the life of a woman. Would you like to tell us something about that episode? Well, that's a little overstated. I didn't save the life of the woman. Well, I mean, she was very grateful to me afterwards because she was concerned that if I hadn't come, it could have been worse. The person was very drunk. He doesn't even remember what he did, but he was getting into confrontation in a parking lot with his wife. And I went to calm him down, and then he assaulted me. And I was knocked unconscious, woke up in an ambulance with my head ripped open and blood everywhere, and only to find out in the ambulance that there was a second ambulance, because then after I was unconscious, he turned on her and beat her, also unconscious. We both had staples in our head. Months later, I had to have a hematoma removed from my head. So I went through a very serious surgery. I mean, considering that I'm 63 years old and I've never been in a hospital a day in my life, that was my baptism by fire, I guess. It was my first time. But it went so well. It went great. I was out of the hospital 3 days later. And 2 days after that, I was at a John Mayer concert. So everything went great. And I'm grateful to my doctor, Dr. Ament, from Cedars-Sinai, who did a fantastic job. So everything went well. And she survived it as well. She, last time I saw her, she looked great. And she was doing very well. So it's all good. Ok, sì, dice che non era andata esattamente così perché era forse anche un po' gonfiata dai giornali. In realtà non ha salvato la vita alla donna, ma solo perché è andata esattamente durante, mentre si trovava in un parcheggio, ha assistito a questo litigio, questa discussione tra marito e moglie. Il marito era parecchio alterato, molto ubriaco, e quindi stava aggredendo la donna. Lui è andato lì in mezzo per calmarlo, l'ha colpita la testa e quindi gli ha procurato una brutta ferita. Si è ritrovata in ambulanza e in seguito ha scoperto che anche la donna era stata portata con un'altra ambulanza, sempre nello stesso ospedale, perché appunto in seguito alle ferite di questa persona che non ricordava dopo la sbronza nemmeno quello che aveva fatto. E quindi per lui è stata una cosa insomma spiacevole, soprattutto perché al di là dell'intervento chirurgico serio, considera che ha 63 anni e non era mai stato un giorno in un ospedale durante la sua vita, quindi per lui è stato un battesimo. E praticamente 3 giorni dopo, qualche giorno dopo, si trovava già fuori dall'ospedale, quindi aveva reagito bene all'intervento ed era andato addirittura anche ad un concerto di John Mayer. Quindi ringrazio ancora i medici, quindi il dottore del Cedars-Sinai che l'ha operato, e quindi ringrazio che è andato tutto bene, anche che la donna è sopravvissuta. Vincent, prima di salutarci vogliamo farti vedere un video che riguarda l'Italia. And before letting you go, we have to show you another video about Italy. Okay. Okay. Thank you.
Vincent Irizarry, Lou Jack. Scusami Alessandro. Ma ci mancherebbe altro. No, sì o no? No, sì o no? No, no, sono sposato, ma anche la mia moglie è incinta. Ah, parli anche italiano, 6 mesi. Yes. Facciamo un applauso perché... Yes, I'm very... Sì. Yes, I'm very happy to be here. Sono contentissimo di essere qui. In Italia. In Italia. I've been here, this is my sixth time. È la sesta volta che vengo in Italia. And I, as far as having more fans here than in forse ho più in fans States, qui che negli Stati Uniti. The character was very famous. Per quanto il personaggio è stato molto States, popolare anche here. Negli Stati Uniti. Devo andare. Ritorna! Vincent, ritorna, sta casa aspetta a te. You yes. are all the same. It seems like yesterday. Sempre uguale. It does. It does seem like yesterday for me. And to see, how do you guys find these videos of me with the interview in Italy? And that's wild. I'm like very impressed. You guys do a great job production. That's awesome. Marcello is the best. Marcello, sì. Fantastic. Saluti. Fantastic. Grazie. Victor, Vincent, sei nel cuore di tutti gli italiani e le italiane soprattutto, Everyone noi, loves you in Italy. Noi speriamo che tu possa ritornare in Italia, Vincent, sì. Perché noi ti aspettiamo veramente a braccia aperte. Ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di averci dato questo privilegio. E, insomma, è stato meraviglioso averti qui. Mi hai ricordato i miei anni più belli, insomma, perché io ero chiaramente innamorata del cattivo, vabbè, il ragazzo, no, di Lou Jack. E quindi non so, mi hai riportato, mi sono emozionata nel vederti emozionato. Noi speriamo di averti regalato un po' di tutto quello che tu hai dato a noi nel corso della tua luminosa carriera. Un'ultima domanda: ti ricordi per caso qualcosa delle tue origini italiane o non sai nulla? About your origin, Italian origin, do you know anything about if you have any relatives in? Sì. Miei nonni erano stato un piccolo paese in vicino di Siracusa, la città antica Sicilia sud-est. Si chiama Noto Pacchino, in vicino di questo. We know very well. Yeah, that's where my grandparents, my grandfather was from, Pacchino in Noto. Okay. And I have family still there. I went to visit them in the early 90s. And several times went to Noto, and I still communicate with them through Instagram. And they're wonderful. I went there thinking I was going to go have dinner with them. I had a hotel room in Siracusa, and I drove there because it's like, you know, 30 kilometers, not far. And when I got there, they just were so welcoming me and dragged me through the streets of Noto with people all around us saying that this is our relative from the United States. And I met my grandfather's older brother, Salvatore. My grandfather left Sicily when he was 17 years old, and he never went back. So he hadn't seen his brother at the time. He was 90 years old. My grandfather had passed away already. And he never even got to meet his youngest sister, Mary, who was wonderful, loved her, before he passed away. When I was doing Guiding Light as Lou Jack, I offered to fly my grandparents to Sicily so my grandfather can go back home once, and he felt he was too old. He said, no, it's too much. It'll be too much for him. So, but my family, I love them. They're wonderful. I have to return so I can go see them, because it's been over 20 years since I've seen them. So. Ti aspettiamo. Una bellissima storia, quindi dice appunto di avere questi parenti tra Pacchino e Noto, ricorda il nonno che era partito quando aveva solo 17 anni ed è poi mancato quando ne aveva 90 e non è mai più tornato in Sicilia. Lui, quando aveva iniziato il ruolo di Lou Jack in Sentiere, gli aveva offerto di un viaggio per tornare nella sua terra, nelle sue origini, ma ormai il nonno gli aveva risposto che era troppo vecchio, era troppo tardi.
E quindi, visto proprio per questo, dice che vorrebbe appunto un'occasione buona per ritornare, perché lui appartiene comunque a questa terra e ha ancora pezzi di famiglia, delle radici lì in Sicilia. E noi ti aspettiamo. Ti aspetteremo a braccia aperta. Marcello and I were born in Sicily. Oh, okay. So what I forgot to mention is that because I had the hotel room in Siracusa, when I went to meet them, they were like, no, 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 you stay with us. And they kidnapped me for like 4 days. I had other plans to go do things and I stayed with them and I had the best time, best time. Ovviamente, siccome da noi l'ospitalità è sacra, quando lui aveva prenotato una camera d'albergo a Siracusa, i parenti gli hanno detto no, no, si sono opposti, ovviamente tu vieni da noi, e quindi l'hanno rapito per circa 4 giorni. Lui aveva magari altri impegni, altri progetti, e quindi è stato fagocitato, rapito da... E così allora è. Allora Rosario, approfitto, quando verrai in Italia sarai rapito anche da noi, vieni a casa mia, un po' da Daria, un po' da Marcello, un po' da Rosario, ecco, quindi senza when albergo. You come to Italy you will be kidnapped by I ask, from okay. The north from Milan until Sicily. La banda Bassotti. Absolutely. Allora, siamo arrivati alla fine di questa intervista. Il nostro Salvatore ci ricorda i nostri social. Assolutamente, vi raccomandiamo di seguire tutti i nostri social, Facebook, Twitter e Instagram, di Sentieri Online, Mi Amor TV e TV Live Reunion, e blog tvlivereunion.wordpress.com. E noi ci vediamo alla prossima puntata, sempre con mucha allegria. Grazie Vincent, grazie, grazie. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, grazie Vincent, ciao. Grazie a tutti, ciao. Ciao, vi abbiamo presentato Sentieri Guiding Light Soap Talk, un programma a cura di Sentieri Online, Mi Amor TV e Mass Media Comunicazione. Ha partecipato Vincent Iosori. Hanno presentato Daria Graziosi, Salvatore Esposito e Rosario Paolo Saia. Musiche di Eugenia Marino. Supervisione e regia Marcello Marino. Si ringraziano Tina Sloan, Judy Evans, Sante Cosentino e Max Di Benedetto. Video disponibile su YouTube nel canale Sentieri Online. Iscrivetevi!